Io sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di governo. Sto lavorando in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità organizzativa, un'adeguata qualificazione politica. Questa giusta amalgama sarà importante per avere una squadra di governo autorevole ed efficiente. Abbiamo davanti una sfida non da poco e capisco bene le vostre perplessità, ma questa è un'occasione unica per dimostrare che si può riformare davvero incisivamente questo Paese e fare cose straordinarie se il vero e autentico obiettivo che si persegue è il bene degli italiani. Per fare questo non servono i supereroi, che tanto piacciono a mio figlio. Basta essere persone normali, ma responsabili e determinate. Persone che amano davvero il proprio paese sopra ogni cosa. Grazie. In questi giorni si è fatto un gran parlare del tema della vicepresidenza del Consiglio dei Ministri e si è detto che la trattativa si era bloccata perché c'era questa questione in ballo. Ma non è vero, tant'è che sono andati avanti i tavoli per la stesura del programma. Il concetto era molto semplice. Giuseppe Conte è un premier super partes. Per questa ragione, se ci fosse stato un vicepremier del PD, era giusto ci fosse anche un vicepremier del Movimento 5 Stelle, così che PD e Movimento 5 Stelle avessero pari rappresentanza. Abbiamo saputo che il PD ha fatto un passo indietro rinunciando al suo vicepremier e quindi il problema non esiste più. Se ci avessero ripensato prima, non ci sarebbe stato neanche questo inutile dibattito. Un po' come i lunghi giorni che sono trascorsi tra il no a Conte e il successivo sì a Conte. Stiamo lavorando, come sapete, con pazienza, con serietà, per un governo di svolta vera, perché questo è quello che serve all'Italia, che riaccende i motori dell'economia, che nell'ultimo anno si è fermata, che tagli le tasse sul lavoro per aumentare i salari, soprattutto quelli più bassi, che investa sulla green economy, sulla scuola, per lo sviluppo economico delle imprese, che modifichi i decreti sicurezza. Un governo che cambi radicalmente quello che abbiamo visto fino ad ora e faccia cose utili per gli italiani. Se si stanno facendo, come pensiamo si stanno facendo, per fortuna, passi in avanti in questa direzione, ovviamente noi siamo fiduciosi e siamo ottimisti e continueremo a lavorare per questo risultato. Grazie.